Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Siamo oggi in compagnia del Samsung Galaxy S2 perché vogliamo fare una guida completa affinché sia facile e immediato poter aggiornare il software del telefono tramite vie alternative e ottenere i permessi di root. Partiamo col dire che il nostro Galaxy S2, ovviamente, è un dispositivo italiano e pertanto monta la versione KE2, che è l'ultima versione rilasciata per il mercato italiano. In pratica è la versione ufficiale con il quale il device è uscito sul mercato. Ovviamente ci sono tantissime ROM ufficiose, ufficiali europee o comunque non per il mercato italiano, che offrono prestazioni magari migliori o comunque offrono un aggiornamento successivo a quello magari disponibile in Italia. Andiamo quindi a vedere come aggiornare il nostro device, ottenere i permessi di root e quindi andare poi a ripristinare la ROM ufficiale italiana in caso di assistenza o comunque per riavere un terminale completamente italiano come quando lo abbiamo comprato. Per prima cosa è necessario avere una serie di file. File sono reperibili su XDA, su hdblog.it nel forum e nel blog Android, o ancora sul sito samfirmware.com, che è il sito che raccoglie forse meglio tutti i software ufficiali e non per i Samsung. Quello che avremo bisogno è la ROM, che è il cuore del software. Avremo bisogno del kernel originale, che è un altro file che ci servirà per il root. Avremo bisogno di Odin, che è un programma che ci permette di flashare il telefono, e avremo bisogno di Super One Click, che è il programma per ottenere i permessi di root. In più ci servirà questo altro kernel, che è un kernel provvisorio per ottenere i permessi di root insieme all'altro programma. Tutti questi file sono zippati e vanno dezippati. Noi usiamo 7 zip, basterà selezionare i file, andare sulla voce 7-zip e andare a estrarre i file all'interno della nostra cartella. Abbiamo già fatto questa operazione. Tenete conto che soltanto i file zip o i file RAR andranno dezippati. I file TAR, quindi in questo caso il kernel, non vanno dezippati. I file TAR sono i file che hanno un'estensione che può essere letta dal software Samsung. Le stesse versioni software, quindi ROM, hanno estensione TAR, come potete vedere TAR Archive. La ROM ufficiale italiana l'abbiamo già scaricata, è questa qui, la KE2, che ci servirà per ripristinare, una volta terminato il flash, il nostro device, se vogliamo riportarlo in garanzia italiana. L'ultima ROM adesso disponibile è la KE7, che abbiamo qui davanti, ma ovviamente questa guida vale per qualsiasi ROM, quindi in questo caso è la KE7, ma magari tra 2 o 3 mesi uscirà la KD9 e quindi useremo quel file lì e non questo qua. Per prima cosa connettiamo il nostro Samsung Galaxy S tramite il cavetto USB al computer. Vi consigliamo di installare la PC Suite Keyes per avere tutti i driver e comunque un dispositivo perfettamente riconosciuto con il vostro computer. In questo caso noi non l'abbiamo installata, però comunque la consigliamo. Una volta che il device è stato connesso, tutti i driver sono stati installati e tutto è riconosciuto, possiamo partire con il flash. Per prima cosa bisogna spengere il device, che si spegne ovviamente tramite il tasto laterale, e bisognerà accenderlo in download mode. Download mode è la modalità di accensione con la quale si può flashare il telefono. Per farlo bisogna tenere premuto il tasto volume giù, il tasto centrale e premuti, e poi premere il tasto accensione. Il device si accenderà con una schermata, che potete vedere, nella quale ci allerta su quello che stiamo per fare. Noi daremo il consenso, quindi continueremo la nostra operazione semplicemente premendo volume su.
A questo punto entriamo nella schermata download, una schermata che vi dovrà risultare familiare in quanto sarà questa che ci permetterà poi di aggiornare il nostro telefono. Lasciamo sulla destra il Galaxy S e andiamo per la prima cosa ad aprire Odin. Odin è appunto il software che ci permette di andare a flashare il Galaxy S2. Come vedete, il software è estremamente semplice, offre alcune funzionalità da questa parte, un tasto start e basta. Queste opzioni vanno lasciate così come sono, di default, quindi soltanto queste due opzioni flaggate. Andiamo a collegare il cavetto USB al computer e in questo caso, come possiamo vedere da quest'area di notifiche, vengono installati i driver che ci permettono di riconoscere il sistema. In questo caso noi stiamo usando Windows 7 a 32 bit, automaticamente il software ci permetterà di installare tramite la rete i driver necessari. Una volta installati i driver in modalità download, avremo appunto tutto pronto e configurato per aggiornare. Automaticamente Odin riconoscerà tramite questo indicatore giallo che il telefono è connesso ed è pronto per essere aggiornato. Ricordiamo sempre di installare KeyS, la PC Suite KeyS 2.0, prima di qualsiasi altra cosa per poter appunto avere tutti i driver perfettamente riconosciuti. A questo punto basta semplicemente andare nella parte PDA e cliccando andare a selezionare il nostro file che si troverà in una cartella che abbiamo messo nel nostro PC. Il file è quello che appunto avevamo scaricato precedentemente e quindi in questo caso il KE7. Ricordiamo che questo è un file TAR e i file TAR non devono essere dezippati. Come vedete ci sono altre opzioni sopra, queste opzioni PIT, Bootloader, Phone e CSC sono necessarie per alcune ROM, non tutte. In questo caso questa ROM KE7, ma anche l'originale, è formata soltanto dalla parte PDA, quindi andrà ad aggiornare soltanto la parte, diciamo, software del telefono. Se invece abbiamo una ROM completa, ovvero che va a modificare proprio tutti i reparti del telefono, compreso la radio, quindi le connessioni internet, la parte telefonica, eccetera eccetera, probabilmente saranno comprese altri pacchettini TAR che avranno come nome bootloader, phone, CSC e PIT. Questo dipende appunto dalle ROM. Attualmente siamo alla fine di maggio, non c'è una ROM completa, ma se, come è successo per il Galaxy S, sicuramente arriveranno delle ROM che necessiteranno di tutte e quattro le parti per essere aggiornate. Basterà semplicemente cliccare una di queste parti, selezionare la giusta porzione appunto della ROM e il resto rimarrà identico, basterà premere start. A questo punto, quindi, selezionati i pacchetti, in questo caso soltanto uno, noi premeremo start, semplicemente start. Come vedete, nella parte sinistra di Odin avviene tutta una serie di operazioni. Qua in alto vediamo il progresso e alcuni dati che ci vengono forniti, mentre sul Galaxy S2 vediamo questa barra blu che ci indica lo stato del download, o meglio dell'upload della ROM dal computer al telefono. Il download della ROM impiega circa 4 minuti, a seconda poi del pacchetto ROM che installiamo può essere più o meno pesante, quindi può impiegare anche 6-7 minuti, comunque difficilmente si superano i 10 anche con ROM complete, e vi consigliamo assolutamente di fare questa operazione con un computer che sia connesso alla rete e che abbia anche una batteria tampone. Ora noi stiamo utilizzando un portatile, ma che quindi se non andasse via la corrente rimane acceso. Questo perché se durante le fasi che abbiamo visto adesso di download della ROM va via la luce o si spenge il telefono o stacchiamo il cavetto USB,
il telefono potrebbe essere danneggiato in maniera irreparabile e quindi potrebbe necessitare di assistenza e magari anche assistenza a pagamento. Quindi sono operazioni assolutamente delicate che vi consigliamo di effettuare solo se sapete cosa fate e vi assumete i rischi. Finito il download, come avete visto, ha fatto qualche piccola operazione sul telefono. Su Odin viene scritto pass, quindi tutto verde, tutto ok. In caso di errore verrebbe scritto error o comunque fail in rosso. E il telefono automaticamente, senza fare niente, si riavvia. Importantissimo, cavetto USB sempre connesso, non lo staccate mai finché il telefono non mostra la schermata di sblocco. A quel punto potete staccarlo, potete lasciarlo anche attaccato, ma comunque potete, siate tranquilli che il software è stato installato correttamente e non rischiate danni di alcun tipo. Il primo boot dopo l'aggiornamento in genere è sempre più lento perché comunque necessita di tutti i dati e come vedete la ROM è stata aggiornata e il telefono è ripartito. Quello che è interessante notare è che se voi aggiornate una ROM con soltanto il pacchetto PDA, quindi questo pacchetto che abbiamo appena messo noi, il telefono non perde i dati, quindi tutta la configurazione che avevamo prima dell'aggiornamento è rimasta, le schermate, tutti i nostri dati sono rimaste. Viceversa, se la ROM contiene il bootloader, phone, CSC, PIT e probabilmente necessita repartition, quindi necessita che voi flaggiate questo tasto, il telefono si resetterà proprio completamente, quindi dovrete riconfigurare tutto. Andiamo a vedere se il tutto ha funzionato. Se vediamo le informazioni del dispositivo, infatti torna, noi 5 minuti fa avevamo la K2, adesso abbiamo la K7. Nello stesso identico modo, quindi come abbiamo fatto noi per l'aggiornamento della K7, possiamo ritornare alla ROM ufficiale, quindi in questo caso abbiamo premuto reset e si è azzerato Odin. Possiamo andare a selezionare PDA, invece della K7 andremo a prendere l'altra ROM che è la K2 nella versione italiana, quindi come si riconosce una ROM? Semplicemente andiamo a zoomare un attimo, come vedete nelle indicazioni è scritto ITV, quindi IT indica appunto la versione italiana delle ROM. La ROM K7 è una ROM europea, quindi avrà la scritta EU. Questa ROM verrà semplicemente selezionata, la apriamo e automaticamente verrà inserita nella parte PDA, manderemo il telefono nuovamente in download mode, nuovamente premeremo start e tutto filerà, diciamo, come è successo adesso. A questo punto bisogna fare il root, bisogna fino a un certo punto, diciamo, il root è necessario per alcuni utenti, per altri è assolutamente superfluo. Noi comunque vi spieghiamo adesso come effettuare il root. Stacchiamo il cavetto, a questo punto il nostro telefono è completamente funzionante e andiamo a metterlo nuovamente in download mode. Quindi andiamo a spegnere il device, aspettiamo che le luci si spengano e una vibrazione ci notifichi lo spegnimento del device. A questo punto, di nuovo, volume giù, tasto centrale, tasto accensione, 5 secondi e appare la schermata. Tasto volume su per continuare, entrare in download mode e nuovamente cavetto USB per far riconoscere a Odin il nostro telefono. A questo punto la procedura di root è, diciamo, simile a quella dell'aggiornamento, cambiano i pacchetti. Cambiano i pacchetti in quanto in questo caso noi bisognerà utilizzare dei pacchetti non ufficiali che al momento sono necessari appunto per il root. Quindi per prima cosa sulla parte PDA bisognerà andare a selezionare il kernel modificato che abbiamo scaricato precedentemente e il kernel in questo caso è questo insecure XWKDD che è necessario per il root della K7, K2, comunque delle ROM di maggio
Probabilmente questo pacchetto nei prossimi aggiornamenti potrebbe cambiare, quindi vi consigliamo sempre di controllare eventuali guide che trovate in rete o comunque di controllare i pacchetti giusti e relativi alla vostra versione software per aggiornare e avere il root. Il procedimento rimane identico, cambia solo il tipo di file. Quindi andiamo a selezionare questo insecure nella parte PDA e a questo punto semplicemente di nuovo start. Cosa fa questo pacchetto? In pratica mette un kernel o comunque un riconoscimento nel telefono non ufficiale che ci permette di fare il root, e come vedete il telefono si accende col triangolo giallo in quanto è un kernel sbloccato, cioè il telefono in pratica ha accesso a tutte le parti, anche la parte interna che normalmente non è accessibile dall'utente, e permette appunto di fare il root. Come vedete non si perde nessun dato, anche in questo caso tutto perfettamente configurato, e non fa il root ancora è da fare, però predispone il telefono per il root. Andiamo quindi a fare il root. Il root a questo punto si fa tramite il programma Super One Click. Super One Click è un programmino che abbiamo scaricato anche questo precedentemente. Ricordiamo che anche in questo caso Super One Click che stiamo usando è la versione 1.9.1, è in continuo aggiornamento, vi rimandiamo a XDA nelle varie sezioni. Ora stiamo parlando di Galaxy S2, quindi è Galaxy S2 o comunque sul blog HDblog per controllare eventualmente ogni ROM il programma e la versione di Super One Click necessaria. Noi lanciamo il programma che è estremamente semplice, non tipo Odin che avevamo visto in precedenza, e a questo punto noi abbiamo una serie di possibilità tra le quali il shell root, la root e tutta una serie di funzioni e il tasto donate per donare allo sviluppatore, che è sempre una cosa buona, e basterà a questo punto fare il root. Premiamo tasto root, teniamo sempre sotto controllo il telefono. Qui ci dice cosa sta facendo una serie di sue operazioni particolari. Qui ci dice che non è stato trovato questo BusyBox, che è un programma sempre per il root, e noi gli diciamo che sì, lo vogliamo, quindi glielo facciamo caricare. Qui ci dice che il root sono stati installati, vuoi fare un test? Possiamo dirgli di sì, possiamo dirgli di no. In questo caso gli diciamo di no perché ci fidiamo che il root sia stato fatto. Fine, noi a questo punto abbiamo il nostro Galaxy S2 con il root. Come si fa a vedere se abbiamo il root? Basterà andare ad installare tramite il Market Android il programma Super User, che è un programma gratuito che ci permette appunto di avere i permessi di root e quindi il controllo di tutte le applicazioni. Super User, eccolo qua, Super User Elite, Super User questo qua della Chances DD, andiamo a installarlo. Automaticamente nella barra delle notifiche visualizzeremo il download, e una volta finito il download potremo gestire tutte le applicazioni che appunto necessitano di root. In teoria sarebbe tutto finito, in pratica è possibile ripristinare il kernel originale affinché il telefono praticamente sia originale europeo e quindi riconosciuto da chi è da tutti i programmi, semplicemente tramite Odin. Quindi riapriamo Odin, andiamo a sconnettere il cavetto, andiamo a spengere il Galaxy S2 e andiamo a metterlo in modalità download. Aspettiamo la vibrazione di conferma, lo spegnimento dei tasti retroilluminati, volume giù, tasto centrale, tasto accensione, 3 secondi, 4 secondi, insomma il tempo di avere questa schermata, volume up, download mode, connessione cavetto, riconoscimento del device da parte di Odin, PDA. E in questo caso, invece del kernel, questo insecure che avevamo messo in precedenza, andremo a mettere il kernel originale KS7. In questo caso, ancora più importante,
a seconda della ROM che utilizzate, andate a ripristinare il kernel relativo. Quindi in questo caso il kernel della KS7 avrà desinenza KS7. Se avessimo la ROM KE2, per esempio, sarà appunto KE2. Selezionato, tutto qui rimane di default, non si deve fare niente, e di nuovo start. A questo punto vedremo sul Galaxy S2 la procedura completata. Qui passerà su Odin e, come vedete, non c'è più il punto esclamativo, proprio perché il kernel è di nuovo quello ufficiale. Però avremo tutti i benefici sia della nuova ROM che abbiamo appena aggiornato, sia del root che appunto abbiamo installato. Per questa guida quindi è tutto, vi ricordiamo e vi consigliamo assolutamente di controllare per prima cosa le ultime ROM, controllare che il pacchetto root sia compatibile con la ROM che andate a installare. È necessaria assolutamente la PC Suite Keyes già installata. Andate a controllare che i driver siano riconosciuto tutto, che quindi non ci siano errori e che Odin restituisca appunto la scritta gialla nella porta COM. E ricordate che sono operazioni assolutamente rischiose, che in caso di perdita di luce o comunque di disconnessione del telefono possono causare danni da assistenza, e che comunque queste operazioni possono essere ripristinate mettendo poi la ROM originale italiana, e quindi andando a cancellare praticamente tutto quello che abbiamo fatto. E in questo caso da telefono italiano siamo passati a un telefono europeo, ma comunque, come avete visto, non ci sono problemi e anzi il telefono potrebbe beneficiare. L'unica cosa di diverso che troviamo è che la ROM italiana, per esempio, avevamo installato automaticamente dal produttore, ci forniva il Corriere della Sera e la Gazzetta, o comunque due testate, che in questo caso non ci sono, proprio perché, non essendo italiana, la ROM non offre queste funzionalità. Troviamo invece questo BBC iPlayer e Suggest, che non erano presenti prima, quindi troveremo qualche piccola personalizzazione a livello software che sarà appunto imputabile al tipo di ROM e al market a cui è destinata questo aggiornamento. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicolò.